Alcune notizie positive per il Barletta, altre meno. Di positivo c'è innanzitutto il risultato favorevole 1-0 contro il Campobasso nel recupero della prima giornata di Coppa Italia di Lega Pro. La vittoria, si sa, rappresenta sempre una valida occasione per immagazzinare una buona dose di fiducia. E poi l'esordio dal primo minuto del terzino Alessandro Mastronicola subito in gol, Alessandro Visone e dell'attaccante Nunzio Maiella, quest'ultimo in campo dopo aver ricevuto poco prima del fischio d'inizio il nulla osta dalla Lega Pro. Nel giorno del suo esordio con la maglia del Barletta, il destino gli regala la sfida contro suo fratello Rosario, punto di forza dei molisani. Il gioco proposto dall'11 di Marcello Chiricalo in realtà non è stato granché. Poche occasioni da gol, poca fluidità nella manovra. Difficile in ogni caso attendersi di più da un turno infrasettimanale di Coppa, seppur quasi decisivo per il passaggio al turno successivo. La cronaca: Milan al quarto minuto lancia in profondità Fontanella, che però si fa anticipare dell'estremo ospite Liccardi, l'ex di turno. Al 14° Teta sul fronte opposto calcia dalla distanza, ma Montagna, altro esordiente dei biancorossi, alza la traiettoria sulla traversa. Poi il buio, nessuna azione di rilievo sino a 5 minuti dal riposo. Bravo Visone ad interrompere la noia, altrettanto bravo Liccardi a salvarsi in corner. Dopo l'intervallo Chiricalo decide di cambiare: dentro Salvagno e Sabini, fuori De Cecco e Tangorra. Ma è il Campobasso a partire meglio dai blocchi, a creare problemi alla retroguardia biancorossa. Sugli scudi Maiella, il Maiella molisano, che prima fallisce clamorosamente lo specchio della porta, poi colpisce altrettanto clamorosamente il palo sul colpo di testa. Tra i protagonisti del match c'è anche il direttore di gara Finito di Frattamaggiore, che distribuisce cartellini gialli in gran quantità. Alla fine saranno ben 9. Nella mischia in seguito viene gettato anche Di Giovinazzo. Per lui ci sono subito 2 buone chance, senza però gli esiti sperati. Il match sembra incanalarsi su binari di perfetta parità. Ed invece a meno 1 dal 90° Salvagno su calcio piazzato pennella per la testa di Mastronicola, che insacca la rete del definitivo 1-0. Nella finale di gara c'è tempo solo per il cartellino rosso e danni di Grillo. Il Barletta vince e tiene apertissimo il discorso qualificazione. A Manfredonia, infatti, nell'ultimo match in programma mercoledì prossimo, sarà sufficiente un pari per avanzare al round successivo di Coppa. Avevamo bisogno solamente di far giocare quei giocatori che sino ad oggi, magari per problemi di tesseramento, non hanno avuto la possibilità di giocare. Però non è che queste partite, voglio dire, hanno una relativa importanza. Per noi serve soprattutto il campionato ed è normale che, stando in ritardo, dobbiamo cercare di ottenere il massimo in campionato. Giudizio su Maiella, Mastronicola e Visone? Ma è normale che sono le prime apparizioni di questi giocatori e sicuramente possono fare anche meglio. Mi fa piacere magari per Mastronicola che ha trovato il gol, però in realtà noi dobbiamo lavorare per cercare di far integrare quanto prima questi giocatori nel contesto della squadra.